Da diverse ricerche risulta che le donne non si occupino di finanza personale, ma dovrebbero e vorrebbero farlo. Sarebbero molto capaci. Nella quotidianità sono proprio le donne ad occuparsi del budget familiare e delle spese quotidiane. Se si tratta però di investire e acquistare casa, molto spesso ci tiriamo indietro rispetto agli uomini. Non perché non siamo capaci, ma perché molte volte siamo più consapevoli delle nostre conoscenze. Oggi le donne non possono più permettersi di delegare ad altri la gestione del denaro. L'educazione finanziaria può cambiare e migliorare la vita delle donne. Io sono Giusy e questo è il primo posto per prenderti cura dei tuoi soldi. Se sei interessata ad altri video sull'educazione finanziaria per donne, scrivi Finanza Donne in un commento. Così potrò creare altri contenuti per te. E adesso le cose che dovresti conoscere per risparmiare e investire bene. La diversificazione del rischio. Poniamo di avere 10 mele in uno stesso paniere. Ecco, se succede qualcosa e il paniere si rompe, avremmo perso tutte e 10 le mele. Se invece suddividiamo queste mele in diversi panieri e succede qualcosa, ok, perderemo qualche mela, ma non le avremo perse tutte. Questa è un po', in modo semplificato, la diversificazione del rischio. Stesso discorso vale per i tuoi risparmi. Invece di mettere tutta la somma che stai risparmiando in una determinata azione, in una determinata obbligazione, è meglio diversificare il rischio, scegliere diversi strumenti per quanto riguarda i tuoi soldi a seconda della quantità che decidi di investire. Altra cosa fondamentale correlata alla diversificazione del rischio è anche diversificare in modo complementare, non puntare tutto su azioni di un determinato settore, ma per esempio possiamo decidere di investire una determinata quota dei nostri soldi in energie rinnovabili, in un'altra parte in obbligazioni di società petrolifere e così via, in modo da compensare e eventuali perdite. Ci avevi mai pensato a questo? Fammi sapere in un commento che cosa fai tu in questo caso. Il TAN, il TAEG, i tassi di interesse. Il tasso di interesse è il costo del denaro e come sapere esattamente quanto costa effettivamente un prodotto o un servizio. Nello specifico, il TAN indica gli interessi da restituire alla banca calcolati sull'importo erogato. Il TAN è il tasso annuale nominale, il tasso di interesse puro, che si differenzia dal TAEG, che è importantissimo e bisogna verificarlo quando chiediamo un prestito o un mutuo. Che cos'è il TAEG? Facciamo un esempio: se tu decidi di stipulare un mutuo con una banca, non dovrai pagare solamente gli interessi, ma in quello che vai a pagare mensilmente ad una banca ci saranno anche degli altri costi correlati al mutuo, come per esempio le spese di istruttoria, le spese di incassorata e tutte quelle spese correlate al finanziamento. Oltre però agli interessi passivi, cioè gli interessi sui mutui, sui prestiti, è importante guardare anche gli interessi attivi. Gli interessi sui soldi che noi teniamo sul nostro conto corrente. Hai mai verificato qual è il tasso di interesse attivo sui tuoi soldi? Molto probabilmente sarà vicino alla zero o zero addirittura, e quindi non guadagnerai nulla perché questo andrà a compensare le spese di gestione del conto corrente. Interessi attivi e interessi passivi. Da oggi sai che devi verificarli. Cos'è un fondo di emergenza e perché dovresti averne uno? La prima cosa che devi fare con i tuoi soldi, quando prendi lo stipendio, quando generi delle entrate, è
destinare una parte ad un fondo di emergenza, cioè quei soldi che ti serviranno nel caso in cui resti senza lavoro. Se prendiamo il caso di questi ultimi anni, dove c'è stata una pandemia mondiale, era importantissimo avere un fondo di emergenza in modo da compensare quei mesi in cui non si può lavorare o si perde il lavoro per qualche ragione. Generalmente il fondo di emergenza dovrebbe coprire le tue spese base che hai ogni mese per un range che va dai 6 ai 18 mesi. La conoscenza dei diversi strumenti finanziari. È importante capire sia quanto ti può rendere un determinato strumento finanziario, quali sono le tasse dei diversi strumenti finanziari, per scegliere e diversificare i tuoi soldi negli investimenti e per non fidarti ciecamente di un eventuale consulente finanziario. È importante andare a leggere quello che firmerai e conoscere bene i pro e i contro delle azioni, delle obbligazioni, dei conti deposito, in modo da scegliere il meglio per i tuoi risparmi. Qual è l'importo che ti permette di raggiungere la libertà finanziaria? Ci hai mai pensato? Qual è quella cifra che dovresti avere ogni singolo mese per riuscire a vivere senza più lavorare? Io ho fatto questo determinato conteggio, ho questa cifra segnata in mente e devo raggiungerla per poter così raggiungere la libertà finanziaria. Se vuoi un video in cui ti spiego esattamente come calcolare questa cifra, scrivi in un commento libertà finanziaria. Quante sono e per cosa sono le tue entrate e le tue spese mensili? Hai fatto un check delle categorie di spesa dove spendi più soldi? Sai esattamente come spendi i tuoi soldi ogni giorno e ogni mese? Questo è fondamentale per capire se ci sono delle entrate che puoi riuscire ad aumentare, delle spese che puoi diminuire per gestire al meglio i tuoi soldi. Rendimento alto, rischio alto. Più il rendimento di un investimento può essere alto e più ci sono dei rischi correlati. Più il rendimento è basso, più i rischi sono bassi. Quindi nelle tue scelte di investimento devi considerare anche questa variabile. Quali sono quei soldi che proprio non ti servono e che puoi investire con un rendimento molto alto e nel caso in cui ci siano delle perdite non diventi una tragedia. È importantissimo fare queste considerazioni per decidere quale parte del tuo budget e se hai una parte di budget che può essere investita in strumenti finanziari ad alto rendimento e quindi ad alto rischio. Interesse composto. Ho creato un video apposito sull'interesse composto, te lo cito qui da qualche parte e in descrizione sotto al video. Ti aiuta a capire perché è importante mettere a frutto determinate somme. Se per esempio decidi di investire 10.000 euro a un tasso annuale del 2%, il primo anno guadagnerai come interessi 200 euro. Il secondo anno però gli interessi che guadagnerai non saranno più calcolati sull'importo iniziale di 10.000 euro, ma sull'importo iniziale 10.000 euro più i 200 euro di interesse, quindi su 10.200 euro e di conseguenza gli interessi il secondo anno saranno più alti, in questo caso dell'esempio 204 euro. È importante quindi capire che anche piccole somme è importante investirle e incominciare a investire da subito. Però prima è sempre meglio avere il fondo di emergenza. Se non hai un fondo di emergenza, allora non investire. Inflazione. L'inflazione si riferisce al cambiamento dei prezzi dei beni che compriamo quotidianamente. Un'inflazione all'1% significa che i prezzi dei beni sono aumentati dell'1%. Questo però come va ad influire sui tuoi risparmi? Faccio un esempio. Se prima con 200 euro potevo comprare determinati alimenti, fare la spesa in un determinato modo, con l'aumento dell'inflazione
con quei 200 euro, con quei 100 euro potrò acquistare meno cose, di conseguenza gli stessi soldi varranno meno, quindi potrò acquistare meno cose, più l'inflazione è alta. E nello stesso modo, se ho 1000 euro e li tengo sotto il materasso, non sto guadagnando nulla da quelle somme, anzi ci sto perdendo perché aumentando l'inflazione, di conseguenza il valore tra 10 anni di quei 1000 euro sarà diminuito. È facile quindi capire che non è utile lasciare i soldi nel conto corrente perché quei soldi avranno un valore diverso tra X anni. Stesso discorso quando vai ad investire, devi capire anche il costo dell'inflazione, come influisce l'inflazione sul tuo denaro. Questi sono i miei 10 consigli per risparmiare e investire bene in ambito di finanza personale. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Se ti è piaciuto questo video, mi aiuteresti tantissimo lasciandomi un like. E ricorda sempre, una grande parte della libertà finanziaria è avere il cuore e la mente liberi dalle preoccupazioni di quello che può andare storto nella vita.